C'è un solo modo per stare bene nella vita. Consiste nell'aumentare la propria autostima. Come si fa? Si fa avendo un giusto amor proprio. Tutti ci amiamo. L'amor proprio è il connotato che riguarda tutti noi. Solo un pazzo non ha amor proprio. Esiste l'amor proprio perfino quando l'uomo è tentato di porre fine alla sua vita. La sua scelta è sempre ottimale. Sceglie quello che al momento percepisce come il prossimo bene, il solo che spesso ti resta quando, vedendo che è male ogni altra scelta, decidi di porre termine al male in questo modo che non è lecito all'uomo per il comandamento non ucciderai. Ma tranquillizzatevi, amici, nessuno è in grado di mutare la sua vita. Prendete fede, credete a quello che disse Gesù, quando disse: chi di voi può aggiungere un giorno solo alla sua vita? Credetegli, anche se oggi non sembra vero, perché a ciascuno è possibile con delle medicine o al limite con dei trapianti aggiungere in certi casi apparentemente anni e anni di esistenza. La prima cosa che dovete arrivare a capire di stare dentro un disegno, di essere in un certo senso separati da ciò che state vivendo. Insomma, dovete collocare il vostro io e il vostro personaggio su due piani differenti. Il personaggio dovete proprio considerarlo come è un personaggio qualunque di un'opera, un film, un teatro, in cui è possibile assumere il personaggio e farlo proprio. Noi uomini abbiamo avuto tutti una prigione. Il nostro io è stato imprigionato come un attore che sia chiamato a dar animazione al suo personaggio. È importante collocare il proprio io fuori dal personaggio, perché a questo punto la sua dignità entra nella condizione proprio divina che si assume quando si trascende dalla vita reale e si estrapola da essa un significato profondo che è al di là della realtà, è oltre e appartiene a quel contesto ideale che è poi quella fondazione che ciascuno di noi fa in modo libero sulla propria esistenza, come una cosa che ha uno scopo solo e fondamentale: scegliere nel modo singolo di ciascuno di noi quel Dio che risolva la condizione presente. Non in modo reale, in modo proprio da aver capito qual sia il valore che potrebbe divinamente entrare in scena nel nostro caso e salvare la nostra vita da quella condizione cui è imprigionata. Ecco, quando noi facciamo una cosa così, togliamo di mezzo il nostro io dai guai del nostro personaggio e lo collochiamo al livello del creatore del nostro personaggio, e arriviamo a capire che stiamo combattendo
una comune battaglia per la fondazione di un Dio assoluto. Esistono due versi per che ciò accada. Uno, che nasca proprio dal limite e che preveda uno spirito imprigionato in ogni limite che se ne riscatta in modo assoluto proprio attraverso la determinazione, la elezione del Dio che salva me stesso dal mio limite. Quando io avrò capito che sto partecipando alla creazione di questo valore, semplicemente scegliendolo, semplicemente adottandolo, io non sarò più vittima di ciò che mi accade, perché mi renderò conto che avrò anche magari dei dolori in relazione a un bisogno che vedo che non è soddisfatto. Ma quando più io vedrò che il mio bisogno non è soddisfatto, tanto più io preciserò il Dio della mia salvezza. E io, come un attore che è costretto a una interpretazione, mi riscatto dalla interpretazione, mi libero e ritorno in quel piano divino da cui è disceso il mio essere. In assoluto esiste una entità che non soggiace alcun limite, ma perché questa condizione sia espressa e veramente libera, deve in primo luogo determinare ogni tipo possibile di limite. Poi deve assumerlo personalmente in ogni singolo limite a dimensione di vita e vincerlo, superarlo, appunto attraverso il bisogno della personale salvezza, del personale bene che corrisponda al vero amor proprio, che è quello che lega la creatura al suo Dio creatore. Insomma, amici, se volete veramente riscattare il vostro io dal malessere di questa vita reale, proiettatevi in quella dimensione divina del Padre nostro che sta nei cieli. Solo allora, quando sarete veramente riusciti a compiere ciò che mirabilmente compì Gesù Cristo, allora avrete veramente tolto di mezzo tutto ciò che vi rende oggi ancora diversi da Dio, e vi renderete conto che state lottando per una assoluta vittoria contro ogni limite, a partire proprio dal vostro limite e dal divino superamento elettivo che state facendo rispetto ad esso. In questa battaglia voi siete. Se vi rendete conto di che battaglia è, non potrete più patire nessuna sconfitta. Provateci e vedrete che è vero.